1481, Venezia, sotto lo stabile governo del doge Giovanni Mocenigo, era nel complesso un buon posto in cui vivere. In pace con i turchi, la città fioriva, le vie del commercio per mare e per terra erano sicure, i tassi di interesse erano alti, ma gli investitori erano ottimisti e i risparmiatori soddisfatti. Maestro Da Vinci? Sì? Ben arrivato! Mi chiamo Alvise. Il signor Donà mi ha chiesto di accompagnarvi alla bottega. Siete pronto? Ah, Venezia! Non v'è luogo altrettanto bello, altrettanto stabile e perfetto. Venite, vi mostrerò le sue meraviglie. La prima tappa, il ponte di Rialto. Guardate l'eleganza con cui si staglia sul Canal Grande. Simbolo di unità e orgoglio veneziano. Proseguiamo. Eccoci qua, San Giacomo di Rialto, la chiesa più antica di Venezia. Non è splendida? Il suo orologio? Magnifico, eh? Seguitemi, c'è altro da vedere. Taluni potrebbero beneficiare dell'esenzione. Fate riferimento al decreto nella sua interezza per sapere se siete fra questi. Nessun'altra città può eguagliare i mercati di Venezia. Che si tratti di spezie o di sete, da terre lontane e vicine, c'è... T'avevamo detto di stare a casa. Ma ho pagato il nolo. Ho tutto il diritto di vendere qui. Emilio non è d'accordo. No, no, fermi, fermi! Proseguiamo il nostro giro altrove. Guarda, non è curiosa? Ti spiace comprarmela? Ho lasciato il denaro fra i bagagli. Ehi, sta un po' attento, coglione! Questo è il Palazzo della Seta, dimora di Emilio Barbarigo. Normalmente vi inviterei a guardarlo più da vicino, ma vista la situazione... Perché? Che è accaduto? Sta cercando di unire i mercanti sotto un'unica egida. C'è stata una certa resistenza, anche violenta. Che tipo di resistenza? Dicono di combattere per il popolo, per la libertà e altre sciocchezze del genere. Baggianate, a mio avviso. M'hanno distrutto la bancarella. Esigo un risarcimento. Eccoti servito. Il doge lo verrà a sapere. Vi denuncerò al consiglio. Tanti auguri, amico mio. Che state facendo? Sei in arresto per intralcio al commercio. Cosa? Cosa vi inventate? Non c'è una legge simile. Adesso c'è. No, fermi! E ora vi presento la vostra bottega, Ser Da Vinci. Non abbiamo badato a spese per realizzarla. Vedrete, è perfetta. Non vi farà rimpiangere Firenze. Vi auguro ogni successo e spero che apprezzerete Venezia quanto essa apprezza voi. Infine ci siamo. È emozionante, vero? Ti va di entrare? Magari più tardi. Devo visitare il Palazzo della Seta. E ottenere udienza da Emilio. Come vuoi. Ma se dovessi avere del tempo libero,
o un'altra pagina del codice, vienimi a trovare. La mia porta è sempre aperta. Grazie, amico mio. Di nulla. Ezio, dopo aver fatto rifornimento, si diresse a Palazzo Seta, un'impresa tutt'altro che semplice in quella città di viuzze, canali serpeggianti, piazzette e vicoli ciechi. Era pomeriggio tardo quando giunse al palazzo. Come faccio a entrare? Scalo il muro e... niente da fare. È un salto impossibile. Devo trovare un'altra strada. Ti ho già visto. Dobbiamo andare. Non ti sei mai scusata per avermi urtato. Subito! Va bene, dove si va? In canale. Questo non restringe molto il campo. Stringendo con una mano la coscia ferita e tesa per il dolore, guidò Ezio lungo una via che portava un'altra via e un'altra ancora. Lo so. Come sarebbe che lo sai? Non ora. Ti pare il momento di fare conto? Che la Vergine vi protegga. Fate contro questi lumi di porci. Alla fine giunsero a un pontile sul canale della Misericordia, dove era ommergiata una barca con due uomini a bordo. È ferita. Passamela qui. Faremo il tragitto in barca. Fa piano. Andate, mi occupo io delle guardie. Ezio liberò la strada dagli arcieri mentre loro proseguivano in barca.
È morto, idiota! Pregherai più tardi! Porco devo vedere! Demonio. Devo vedere Antonio! Attento! Lascia fare a me! A cercare Antonio! Cristo, Ugo, fa come dice! Qua l'ultimo arrivato dagli ordini! Che stanchezza! Ehi! Svegliati! Prese con sé Rosa, attraversò una viuzza di mattoni rosso scuro e legno fino a una piazzetta. Ci serve aiuto. Dov'è Antonio? Rendetevi utili, fatele spazio! Mettila giù, qui. Dove siamo? A casa. Hanno chiamato aiuti. Grazie. Rosa, che è successo? Tiratemi via quest'affare. Calma, calma. Prima diamo un'occhiata. Non ha toccato l'osso. Meno male. Tirala fuori! Rosa, dobbiamo evitare... Ora! Come vuoi. Tenetela. No! Mi spiace, piccola. Mi spiace! Ficcatelo nel culo, il tuo mi spiace! Va a cercare Bianca e fai in fretta. Dammi una mano. Come? Prendi una pezza pulita. Quando tolgo la mano, premi la pezza sulla ferita. Sei pronto? Ora! Porca puttana! Ben fatto. Lavori bene sotto pressione. Ha un bel caratterino. Avanti. Portatela dentro, così Bianca può chiudere la ferita. Te la caverai. Il peggio è passato. Ti venisse il cancro, brutto bastardo! A te e a quella grandissima troia di tua madre! Grazie. Rosa mi è molto cara. Se dovessi perderla... Ho sempre avuto un debole per le donne in difficoltà. Sì, l'ho saputo. La cosa ti sorprende? Sappiamo tutto di te, Serauditore. Delle tue imprese a Firenze e nel resto della Toscana. Bel lavoro. Anche se un po' grossolano. Allora sai perché sono a Venezia? L'immagino. Quando hai un momento, vieni a trovarmi nel mio studio. Dobbiamo parlare. Avanti. Grazie. Prego. Posso offrirti qualcosa? Biscotti? Un caffè? Cos'è il caffè? Un preparato interessante. Me l'ha portato un mercante turco. Prego, assaggia. Un po' amaro, se posso dire. Sembra che manchi qualcosa. Non so, hai pensato di aggiungere dello zucchero? O latte? Immagino che ci si debba fare l'abitudine. Bando alle ciance. Che stavamo dicendo? La sconfitta al palazzo ci è costata cara. Ci vorrà tempo per riprendersi. Emilio ne approfitterà per rafforzare le sue difese. E continuare a opprimere il sestiere. Abbiamo lo stesso scopo, anche se per ragioni diverse. Perché non unite le forze e ci riprovate? Agire in fretta causerebbe solo altre perdite. Dobbiamo rifornirci e ideare nuovi piani. Ma io non posso stare qui ad aspettare. Né voglio che tu lo faccia. Lavora per noi, invece. I miei uomini si stanno già riprendendo. Ma da loro, ti metteranno all'opera. Prima li avrai aiutati, prima potremo colpire. Molto bene, Antonio. Accetto. Saggia decisione. Rosa si sta riprendendo piano piano e con maggiore impazienza. Salute, Rosa. Vedo che sei in via di guarigione. Come ti sembra Venezia? Ha un certo fascino. Ma come sopportate il tanfo? È tremendo. Dunque, cosa ti porta da me? Avrei un favore da chiederti. E sarebbe a dire? Voglio imparare ad arrampicarmi come fai tu. Oh. Va bene, posso farlo. Cioè, io non posso. Ma Franco sì. Franco, muovi il culo! Mostra a Ezio come si arriva in cima a quell'impalcatura. Inizia in posizione appesa. Poi salta verso la sporgenza. Appena ci arrivi, afferrala bene.
E spingiti in alto. Ecco, visto come si fa? Sì, credo. C'è solo un modo per saperlo. Provaci su. Ezio imparò di saltare verso l'alto da una piglia all'altro, anche se dubitava che avrebbe mai raggiunto il livello di Rosa. Salta, Ezio! Afferra la sporgenza all'altezza del salto. Beh, com'era? Ho visto di meglio. Ah, oh, mi ferisci con queste tue crudeli parole. Va bene, smargiasso. Mettiamo alla prova le tue abilità. Ti ascolto. Vediamoci davanti ai frari! Salire sulle impalcature è divertente. Ma come te la cavi all'aperto? In cima alla torre, intendi? Torno fra un attimo. Ezio sudò e ce la mise tutta. La testa gli girava per lo sforzo. Allora? Direi che non ho altro da insegnarti. Informerò Antonio. Porta a termine gli altri lavori. Ci siamo quasi. Ah, Ezio. Speravo riuscissi a tornare. Ho bisogno di un consiglio. Ma certo. Di che si tratta? Emilio mi ha messo contro alcuni dei miei stessi uomini. Corruzione e intimidazione, eh? Sì. E non possiamo colpire finché sono tra noi. Sono ancora in giro per il sestiere. A tenerci d'occhio per poi riferire ad Emilio. Ma ancora per molto, sta certo. Antonio indicò a Ezio i luoghi approssimati dei traditori. Li individuò e li uccise.
Alcuni ladri furono catturati e rinchiusi in anguste gabbie di ferro, privati di cibo e acqua. Ben trovato, Ugo. Qual è il problema? Tu e Rosa siete fuggiti dal palazzo, ma ad altri è andata peggio. Emilio li ha catturati e vuole giustiziarli. Hai idea di dove li tengano? So che sono nel sestiere, ma a parte questo, no. Li dovrai cercare. Li riporterò qui, in men che non si dica. Avanti, scendi o ti butto giù io. Bambina, che cosa ti farei? Per la sua cappella, dal momento che messer i mercati appartengono al popolo. Emilio dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. I vostri Ezio usò le sue abilità per distrarre le guardie, li liberò e li portò sani e salvi da Ugo. Emilio dice di volere l'unione, ma non vuole altro che il potere. Dico le parole. Dannazione, riportatelo qui! Dietro di me. Tutti i viaggiatori in arrivo dalla costa dalmata devono farsi visitare da un medico, dati i focolai di pestilenza nella regione. Qui trovate solo il non plus ultra dell'arte dei fabbri. Perché qualcuno dovrebbe andare in giro così? Ah! Oh! Sentite come strillano! Oh, patetici. Per forza il loro capo si nasconde. Dov'è Emilio? Voglio sbarazzarmi di questa feccia. Infilzeremo le vostre teste sulle picche. Meglio appendere i loro corpi alle finestre del palazzo. Notevole! Non mi aspettavo che ci riuscissi così in fretta. È stato un piacere. Informerò Antonio dei tuoi progressi. Vieni da me più tardi. Ho un altro lavoro per te. Che tipo di lavoro? Vediamoci al molo e ti spiegherò. Molto bene. Salvare i miei fratelli è stato più che un atto di carità, Ezio. Gli uomini che hai liberato avranno un ruolo chiave nei prossimi giorni. Chiedi loro aiuto e si uniranno a te.
E una volta a capo della mia combriccola, mandandoli incontro a delle guardie, creeranno un diversivo, aprendomi la strada. Esatto. Mi eviterà di sporcare la spada di sangue. Mi piace. Bene. Ora ti dico come servirtene. Il piano di Antonio prevede uno stratagemma. Dobbiamo travestirci da arcieri, ma per fare questo ci servono le loro armature. Ne è appena arrivato un carico pronto per essere consegnato a Palazzo della Seta. Svuota le casse e recupera le uniformi. Una volta fatto, dovrai procurarmi anche una barca e riportarla qui. Ci servirà per far entrare i nostri uomini nel palazzo. Consideralo fatto. Ha perduto il sedile. Fate del vostro meglio. Tassa su tutti i beni portuali di importazione. Attenzione, in seguito ai recenti eventi verificati. Fategli addosso. Fermi, tornate qui, marrani! Molto bene, Ezio. È proprio quello che ci serviva. Farò sapere ad Antonio che hai finito il lavoro. Ti prego, entra. Il tuo lavoro ci ha ridato la forza che avevamo, Ezio. Siamo pronti a colpire. Dimmi solo che cosa devo fare. E io lo farò. Agirai col favore delle tenebre, dai tetti. Emilio ha posto degli arcieri attorno al palazzo. Uccidili, ma senza strepito. Verranno rimpiazzati dai miei uomini. E le guardie, invece? Quando avrai spacciato gli arcieri, ci vedremo di fronte a questo edificio, qui. E discuteremo sul da farsi. Nessun problema. Sistemerò gli arcieri e tornerò da voi. Allora è deciso. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Quella notte l'azione riuscì senza intoppi. Gli arcieri Barbarigo non capirono cosa li avesse colpiti e vennero sostituiti dagli uomini di Antonio in modo tanto astuto che le guardie all'interno del magazzino soccombettero senza molta resistenza all'attacco dei ladri, non essendosi rese conto che i loro compagni all'esterno erano stati neutralizzati. Ben fatto, Ezio. Tutto procede secondo il piano. I miei stanno sostituendo gli arcieri che hai eliminato. Adesso la via per il palazzo è libera. Ma non l'edificio stesso. Le guardie d'Emilio pattugliano ancora il perimetro. Usa i miei uomini. Possono distrarre le guardie ed evitarti di combattere. E quando viene il momento dell'assalto, ricorda ciò che ci hai insegnato. Sii cauto, Ezio. Attendiamo nuove del tuo successo. Pronto.
Sì. Estraeteli. Sì. Ferma! È un ordine! Spendete e metta le mani addosso! Basta! Smettetela, Marrani! Con gli arcieri appostati, Ezio usò le nuove tecniche di salto verso l'alto che gli avevano insegnato Rosa e Franco. Si issò su per il muro esterno del palazzo, silenzioso come un'ombra per non attirare l'attenzione, finché raggiunse il tetto e guardò nel giardino sottostante, dove notò due uomini immersi in una conversazione. Il tuo castello di carte sta crollando, Emilio. Non è che un fastidio, me ne occuperò. Quel povero scemo di Antonio e i suoi ladri. Non parlo di loro, è l'assassino che dovresti temere. Perché? È qui a Venezia. È qui da settimane. Come fai a non saperlo? A differenza di te, ho avuto da fare. Qualcuno doveva fornire le armi ai fratelli di Firenze. Già, e abbiamo visto quanto è servito. Bando alle ciance. Che cos'è che vuoi, Carlo? Il maestro... Eccolo! Lei, sì! Fra tre giorni a San Giuseppe. Molto bene, ci sarò. Sempre che tu sia qui. Se mi permetti un consiglio, fossi in te aspetterei in un luogo meno compromesso. Questa è una fortezza. Se lo dici tu, addio, Emilio. Diavolo, se avesse ragione. Tu, chiama la mia barca. Deve essere vicina. Quando arriva carica a bordo quelle casse e sta pronto a salvare. Io torno subito. Se Carlo dice il vero, devo trovare un posto dove nascondermi fino al giorno dell'incontro. Poi ci occuperemo dell'assassino. Collabora con Antonio, certo. Ecco il perché degli attacchi. No, il mio lavoro non andrà sprecato. Scalò il palazzo e si trovò Emilio che preparava le valigie. Provo paura, assassino, ma rimpianto. Volevo unità, stabilità, ordine. Già, ma a quale prezzo? Il progresso impone sacrifici. Non provo alcuna gioia in questo, ma non v'è altro modo. Requiescat in pace. Scusa, non resistevamo. Vieni, apriamo la porta ad Antonio. Il palazzo è caduto ed Emilio è morto. Tutto grazie a te, Ezio. Bene, tirate giù gli stendardi di Emilio. Restituite ciò che ha rubato alla gente. Dimmi, Ezio. Come posso ricompensare i tuoi servizi? Il denaro fa sempre comodo. Nessun problema. Che altro? Emilio ha incontrato un uomo di nome Carlo. Sembrava un funzionario del governo. Sai chi sia? Carlo Grimaldi, membro del Consiglio dei Dieci. Perché lo chiedi? Che intendi fare? Assistere a un incontro.